Buonasera, benvenute e benvenuti. Grazie per essere con noi oggi. Un applauso per scaldarci. Grazie. Allora, oggi è una giornata bella, particolare, interessante. Siamo in un luogo che insomma conoscete bene, l'Aula Magna qui a Palazzo Bo. Una giornata che abbiamo voluto fortemente fare, incontrando studentesse e studenti e la community dell'Università di Padova durante la settimana per il miglioramento della didattica. Vogliamo provare a chiacchierare un po' assieme, a fare un incontro, a dirci un po' di cose con cose che stanno succedendo all'università, ecco. Lo faremo con Andrea Pennacchi, che sarà il nostro ospite, che ci racconterà un pochino la sua esperienza come studente dell'Università di Padova. Ha fatto tantissime cose anche particolari, insomma, poi ce le facciamo raccontare. Do il benvenuto e saluto anche, oltre a naturalmente tutti i presenti qui in Aula Magna, anche chi ci sta seguendo sul canale YouTube dell'Università di Padova in diretta, quindi grazie anche a chi è collegato. Come si inizia sempre con i saluti della padrona di casa, quindi chiamo la professoressa Mapelli, rettrice, benvenuta. Buongiorno. Benvenute a tutte e a tutti. Do il benvenuto anche a chi ci sta seguendo da altri luoghi via streaming. Oggi siamo qui ed è veramente una meraviglia essere tornati in presenza per questa giornata che ormai era tradizione fare da anni durante la settimana del miglioramento della didattica. È un momento importante, ma è l'intera settimana che è importante perché si riflette insieme docenti, studenti, personale, tutti quanti sulla didattica e sulla qualità della didattica. Questo evento qui in Aula Magna in presenza nell'anno degli 800 ha un significato ancor più particolare, ha un sapore meraviglioso. Io do il benvenuto però e saluto soprattutto i nostri studenti e le nostre studentesse perché sono i veri protagonisti e i fruttori della nostra didattica. Un benvenuto particolare al nostro ospite d'onore che appunto vi dicevano è il nostro ex alunno. Ed era un bravissimo alunno perché guardate che il dottor Pennacchi non si è soltanto laureato qui da noi ma anche un dottorato di ricerca. E vedete che quindi studiando poi si fa carriera, quindi questa è una lezione per tutti quanti. Ringraziamenti doverosi, io ringrazio in particolar modo il presidio di qualità della didattica del nostro Ateneo che è coordinato dal prorettore alla didattica, professor Ferrante, ma poi vedo che ci sono qui moltissimi membri, quindi tutto il personale della didattica, anche degli uffici amministrativi, qui mi parte la commozione perché sono stata prorettrice alla didattica per anni, per cui ho una particolare affezione verso tutto l'ufficio della didattica e la didattica in particolare. Sarà un pomeriggio elettrizzante, io mi auguro davvero che ci sia uno scambio con i nostri studenti e le nostre studentesse, per cui buona continuazione a tutti e a tutti. Grazie. Grazie mille alla rettrice Daniela Mapelli, prorettore Marco Ferrante, la didattica si è già alzato quindi non lo presento, prego, un applauso anche per lui. Grazie, benvenuti, benvenute e benvenuti a tutti, studentesse, studenti, colleghi, magnifica rettrice. Come ha detto Daniela, questo è il momento clou della settimana per il miglioramento della didattica che da alcuni anni, in maniera molto importante, viene svolta nel nostro Ateneo. Prima di parlarvi di questo, però, desidero anch'io ringraziare Roberto Mantovani che ha organizzato questa giornata per la Commissione per il Presidio e ringrazio anche tutto l'ufficio, amministrazione della qualità della didattica e l'ufficio comunicazione. Scusate, ho deciso di non leggere, questo è il rischio di non leggendo, di fare qualche pausa. Ok, allora, settimana per il miglioramento della didattica. Ho detto, questo è il clou, in realtà sta vivendo in tutto l'Ateneo, i corsi di studio, le scuole organizzano incontri con gli studenti, è un momento molto importante per analizzare la qualità dei corsi di studio. Quindi in questi momenti, che penso e spero saranno stati di grande fervore e
attività nei corsi di studio. Gli studenti hanno la possibilità, insieme ai docenti, di analizzare l'andamento dei corsi di studio, vedere le valutazioni, le opinioni degli studenti e fare il punto dei corsi di studio. Quindi questo è uno stimolo, e sono sicuro che sarà successo a molti di voi, e voi studentesse, per partecipare attivamente alla qualità dei corsi di studio. E tra poco il vostro intervento potrà essere anche proattivo se deciderete di candidarvi come rappresentanti degli studenti negli organi e elezioni che saranno tra qualche settimana. Quindi la partecipazione degli studenti e le studentesse è fondamentale per l'assicurazione della qualità. Siamo tornati in presenza. Quest'Aula Magna, abbiamo avuto vari momenti in questi 800, nel festeggiamento degli 800 anni per riempirla e viverla, è viva come era sempre stata. Penso che non sia molto diverso da come era quest'Aula Magna quando Galileo insegnava dalla sua cattedra qui. È viva perché l'università è un sempreverde, è un'organizzazione, un organismo che ogni anno si rinnova, ogni anno abbiamo nuovi studenti che arrivano. Nuovi studenti che negli ultimi anni sono arrivati copiosamente a Padova. Abbiamo avuto un aumento del 20% degli immatricolati negli ultimi 2 anni. Aumento che si è confermato quest'anno. Quest'anno che forse un po' in anticipo, anche prima dell'estate, abbiamo iniziato a battezzare come il primo anno post-Covid. Abbiamo preso delle scelte, in accordo con la magnifica rettrice, a livello di CRUI, a livello nazionale, di tornare in presenza. Allora era forse un po' una scommessa. In questo momento ci rendiamo conto che è stata una scommessa che valeva la pena di fare. Non ci nascondiamo, ci sono dei problemi perché per 2 anni, 5 semestri, non siamo stati in presenza. E nel frattempo siamo aumentati, siamo quasi arrivati a 70.000 studenti, quindi un problema logistico grosso. Noi ci impegniamo, noi e i colleghi prorettori e la Magnifica, ci impegniamo quotidianamente per risolverli. Alcuni dipendono da noi, alcuni possiamo solo aiutare e cercare di fare la nostra parte per risolverli. Ma questo è l'impegno costante. Risolvere i problemi è l'ultima delle cose che ci fa paura. Riconoscerli è quello che ogni tanto può costare maggiormente. Ma una volta riconosciuti, noi ci spendiamo al 100% per risolverli. Come dicevo, il ritorno in presenza è stata una sfida. È stata una sfida, ci ha portato, abbiamo 200 corsi di studio, non vi dico il numero, più di 700 aule, la didattica sta procedendo e direi che appunto posso essere pienamente soddisfatto. Anche questa presenza qui, chiaramente non dovuta alla mia presenza o quella della Magnifica, ma del nostro ospite che ringrazio per aver accettato il nostro invito, è testimonia questo, la voglia di tornare in presenza, di riconquistare la nostra vita, la nostra socialità. E il titolo, esserci o non esserci, sta a stigmatizzare questo. Non vi rubo ulteriore tempo, lascio che sia un artista adesso a parlarci, con il dono che hanno solo gli artisti, che non parlano solo alle nostre menti, ma parlano direttamente ai nostri cuori. E quindi ripasso la parola a Pietro e poi al nostro ospite. Grazie a tutti e a tutte. Grazie Marco, rimani pure. E io vi chiedo un grande applauso per Andrea Pennacchi. Grazie. Ciao Andrea. Grazie. Mamma mia. Possiamo farlo più lungo l'applauso? No, più corto va bene così? Va benissimo, perfetto. Perfetto. Eri venuto però per la rettrice, per il professor Ferrante? È ovvio. Ah, ok. Io volevo sentire la rettrice che parlava. Ok. Va bene, allora, oltre posso andare adesso? No, puoi stare. Oltre ad Andrea Pennacchi abbiamo delle altre sedie, quindi non vi sarà sfuggito che ci sono delle altre persone, quindi ringrazio per essere con noi e invito a sedersi Francesca Pollero e Anna Klitschko, che sono rappresentanti degli studenti in commissione per il presidio della qualità della didattica. Grazie. E anche il professor Mantovani, Roberto, vieni. Eccoci. Allora, Andrea, come stai? Stai bene? Ah, una meraviglia. Grazie. Perché hai due microfoni? Cioè, hai un microfono e un altro microfono. Sai che me lo stavo chiedendo anch'io. Perché ho due microfoni? Allora, prova, Roberto, se non ti offendi. Gli anni di università hanno estratto un tributo sanguinoso dai miei neuroni. Vi chiedo scusa. Ci racconti un po' questo sanguinario tributo, com'è andato? Con piacere. Mi alzo in pie.
Prego, si accomodi. Scusate se vi mostro le terga. Eccoci qua. Allora, che emozione, ragazzi, che responsabilità. Però io in realtà ho solo una roba da dire. Poi tu hai detto che hai preparato delle domande. Sanguinolente. Sanguinolente, perfetto. La cosa che ho da dire è che io sono in realtà molto debitore all'università per tanti motivi. E venivo da tutt'altra strada, diciamo, io avevo fatto tutta un'altra roba, ho fatto l'istituto tecnico aeronautico a Forlì, perché volevo fare il pilota. E poi sono andato in accademia militare, a Pozzuoli, in aeronautica, per i puristi, magari che c'è qualche ingegnere qua, che c'è sempre gli ingegneri. Non sono andato a fare proprio l'accademia, ho fatto allievo ufficiale pilota di complemento, no, prima che... sono venuto via per motivi che non sto neanche a raccontarvi, perché sennò dopo diventa una roba che tutti quanti andiamo a prenderci dello spritz e piangiamo. Anche se poi l'opzione spritz non è una sbagliatissima, diciamo. Ma era un'amorosa, No, no, no. Perché... tutto il crollo dei sogni dell'adolescenza, una roba, ragazzi, che non, ma guarda che non la consiglio neanche al mio nemico numero uno. Sta di fatto che torno a casa ed ero stato via tanto, perché adesso ad esempio l'Istituto Tecnico Aeronautico ha una sede anche a Padova, ma allora io sono stato per 5 anni lontano da casa, poi altri 2 anni ancora, torno a Padova che non è più casa mia. E mi viene questa idea geniale. Siccome devo aspettare, perché comunque io in tasca, uno che ha sempre visto lontano nel futuro, avevo la convocazione all'Alitalia. Un futuro, una botte de ferro, proprio. Con i chiodi dentro, ovviamente. Perché era... però siccome avevo la convocazione a qualche mese, cioè 6-7 mesi, ho pensato, mi iscrivo all'università. Ho qualche soldo in tasca, perché avendo fatto l'ufficiale vi risparmio tutta una serie di anni, però comunque ho soldi in tasca, stranamente. E mi sono iscritto all'università, ho detto faccio lingue, perché così rinfresco l'inglese, perché ammettiamolo che l'Istituto Tecnico Aeronautico Francesco Baracca de Forlì non sei Oxford, proprio come... E poi magari comincio a infarinare, così faccio un figurone quando poi volo, no? Faccio il comandante Penachi, no, fa questo, e mi iscrivo all'università. Tra l'altro, con una cosa, mi vergogno un po', la devo raccontare, rettrice, mi perdoni. Arrivo, la lingua era Palazzo Maldura, che adesso è tante altre cose, però c'è un sacco di aule dentro. Arrivo in aula, primo giorno, presentazione. Io comunque, ricordate, arrivo dall'accademia praticamente, per cui ero tutto tirato, un quarto d'ora prima, tiratissimo, già seduto, penna, qualcosa, tutto quanto, c'era nessuno. Ho pensato, ho sbagliato posto. Esco, chiedo gentilmente, no, mi dicono, no, tranquillo, è tutto quanto. Ritorno, è l'ora, non c'era ancora nessuno. Cominciano ad affluire le prime persone con calma. E siccome arrivano con calma, ci metto un po' a rendermi conto che stanno entrando solo ragazze. Tenete conto che io vengo dall'Accademia Militare. Per cui per me, quando poi sono arrivato, era un'aula da 400 posti, erano 400 ragazze, a parte 2 o 3. E l'inizio delle lezioni, io non mi ricordo cosa è stato detto. Perché ero in questa nuvola rosa che guardavo in giro tutto felice anche, ma anche confuso, perché rendetevi conto, io non avevo mai rivolto la parola al di fuori delle medie, diciamo, a una ragazza, non avevo più rivolto una parola, perché ero proprio molto confuso. E non solo, ma ero abituato, avendo poi fatto base militare in Friuli, dove è nel DNA l'odio per la divisa, vedono una divisa, tutti, una roba. E non mi rivolgeva la parola mai nessuno con gentilezza, invece lì,
tutti mi rivolgevano la parola con gentilezza, tutte mi rivolgevano, ero sconvolto. La presentazione però, diciamo, non va benissimo, parlando di didattica, ecco, perché entra un professore, con cui poi siamo diventati amici in realtà, che per un'ora, nel darci il benvenuto, dice che se, vabbè, se avete fatto il classico potete ancora farcela, se avete fatto lo scientifico, linguistico non che ne parliamo, linguistico a lingue non serve a niente. No, ero già là che stavo, ok, allora, grazie, arrivederci a tutti, vado. E, però succede questa roba che ha un po' del magico, perché poco dopo inizia la lezione, la prima lezione di letteratura inglese. Uno, entra questo professore, quest'altro. Professore, tutto, proprio tanto professore, no? Ti presentano la giacca, il tweed, addirittura tutta una roba. Adesso mi guardo in giro, ce n'è abbastanza anche qua. Però lui è proprio professore inglese, no? Che c'è questa roba tutto molto... Lui è abruzzese, però tanto inglese. E comincia a parlare del Giulio Cesare di William Shakespeare. E io penso, madonna mia, guardavo la mappazzone che aveva in mano, che stava, ma io per imparare l'inglese devo fare sta roba qua? Se non che mentre spiega, raccontava, era molto bravo, e raccontava proprio le configurazioni, chi entra, chi esce, chi muore, perché muore. E io vi giuro, ho avuto un attimo, sapete, una specie di folgorazione, non vorrei esagerare, però proprio se... Ah, che sto Shakespeare, sei bravo ciò. Adesso appena esco, mi compro il libro, quando fa una presentazione libri, vado a farmi fare l'autografo, perché è tanto bravo. E mi appassiono in realtà più di quanto avrei dovuto, nel senso che non mi dimentico poi quella roba lì che volevo fare, di andare poi all'Italia a fare, per fortuna. Però, diciamo, continuo, resto... Poi succede un'altra roba, l'università, succede questa cosa, approdo al Centro Universitario Teatrale. Quando arrivo io era un po' saccagnato, diciamo un po', perché era un'eredità degli anni 70. Però era ancora vivo, insomma, aveva la sua dignità, per cui arrivo, insomma, molto contento. Tra l'altro, di nuovo mi scuso, rettrice, dirà, ma perché Oghe mi invita a questo? E ci vado per l'ovvio motivo che il classico esperto da osteria ha detto, vuoi conoscere Tose? Fa un corso di teatro. Pien così. L'antefatto doveroso è che io in vita mia, ma ve lo giuro, non sto facendo un'esagerazione poetica, in vita mia ero stato a teatro solo altre 2 volte. Una ero alle elementari, mi avevano portato a vedere una messa in scena di Ruzzante fatta da un gruppo amatoriale, non vi dico il risultato, diciamo, e l'altra ero alle superiori quando ero un capobanda, perché ho avuto anche un capobanda dell'istituto tecnico, e mi portano a vedere La Giara di Pirandello. Secondo me c'è un complotto sorosiano, no? Cioè Soros paga delle compagnie che vanno in giro a fare La Giara di Pirandello per le scuole superiori per allontanare la gioventù dal teatro. È chiaro che è così, proprio c'è, cioè, ma fior di quattrini vengono pagati anche, perché ovviamente io tiravo robe davanti alla, cioè a metà spettacolo. Secondo me in quel momento lì c'era Dioniso e Apollo, erano seduti là con la loro Coca-Cola che stavano guardando lo spettacolo. E quello lì che si agita, come si chiama? Penacchi, a ti te sistemiamo dopo. Perché appunto vado a fare questo corso di teatro, in realtà mi diverto molto, diventa una roba molto divertente, e pian piano mi piace sempre di più, pian piano diventa una cosa importante, per cui anche lì, addirittura poi ci lavoriamo, cominciamo a lavorare per ampliare quello che faceva il Centro Universitario Teatrale, fondiamo i corsi in lingua di teatro, facciamo tutta una serie di cose, facciamo un festival di teatro universitario, insomma ci siamo sbattuti parecchio, ci piaceva tanto, abbiamo imparato tanta roba. Un altro motivo per cui sono grato all'università è che mia moglie
è venuta qui a studiare. Era fuori sede, è venuta a fare psicologia. Non vi stupirà saperlo. È così che l'ho conosciuta, per cui io sono veramente tanto grato all'università. Poi ho fatto il dottorato e credo che il fatto che mi fosse concesso un dottorato sia la prova di una certa decadenza all'epoca dell'università. Adesso ha invertito la curva, però diciamo, l'ho fatto col cuore, ho lavorato tanto, per cui sono decisamente felice di essere qua, guardato da tutte queste generazioni dei fantasmi del passato, che ovviamente disapprovano. Vedo che c'è lì un nobile ungherese che proprio, se potesse, mi impalerebbe, come era pratica comune. E ecco, basta, io finirei il prologo, lo finirei qua. Siete d'accordo o vogliamo degli altri particolari puriginosi? Piccanti, volete dire? No. Parliamo dello spritz. No, stavo pensando che in realtà, anche involontariamente, hai usufruito di un sacco di cose, di miglioramenti della didattica. Adesso certo. Non so se c'era una commissione a quel tempo, non immagino di sì, qualcosa di simile. Però... Certo che sì, ma anche con noi a un certo punto abbiamo organizzato, quando abbiamo organizzato i primi corsi teatrali, invitavamo... Tra l'altro attori di prim'ordine, abbiamo invitato attori di Peter Brook, abbiamo invitato Moni Ovadi, abbiamo invitato Marco Baliani, cioè, è venuta gente fior di narratori, attori a insegnarci roba, e con i fondi, si chiamava 1000 lire, adesso come si chiama? C'è ancora? Non si chiamerà più 1000 lire, credo, perché un tallero, una cosa che si chiama. Insomma, abbiamo chiesto, ci sono ancora... noi abbiamo usufruito abbastanza, poi... Abbiamo avuto un incontro col rettore e abbiamo avuto anche dei finanziamenti per l'attività che facevamo. Ma tu abitualmente incontri i rettori? Cioè io rettori come sì. Ogni mattina proprio? Sì, 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 sì. Il rettore, cioè, mi chiamano The Kingmaker perché io proprio vado. E, per cui abbiamo usufruito parecchio, abbiamo fatto tante cose per migliorarla. Io ci ho ecco, se posso dire una roba, poi magari... È meglio se parlate voi e avete delle giuste anche esigenze da esprimere. Però io ho creduto molto nel fatto che l'università, ci credevo già prima, diciamo io sono cresciuto in una famiglia, allora, scusate, antefatto, mi non so proprio de Padova, so de Brusegana. No, ci tengo a dirlo, perché io fino alle medie, venire a Padova era una roba esotica. Una volta mi ricordo, credo forse ce l'ho ancora, perché mia madre era un'accumulatrice, per cui forse c'ho ancora un tema delle elementari in cui dico che ero andato a Padova e che non mi era piaciuta perché non c'erano alberi, non c'era... Tenete conto che a Brusegana il bosco è quello del manicomio, dell'ex manicomio, per cui non ero proprio Tarzan, no, era una roba... E per cui ero... Cresciuto, ho conosciuto Padova veramente con l'università, non prima. Prima sì, era un posto dove mio cugino era andato ad abitare e io che ogni tanto andavo a trovarlo, restavo colpito da questa città tutta piena di robe alte, piere, vece. E con l'università ho cominciato ad apprezzarla, a conoscerla. Però una cosa che abbiamo sempre avuto in famiglia, perché è una famiglia... diciamo piccolo borghese, però con una grande opinione verso la cultura, l'opinione era che l'Università di Padova migliorasse la città, la presenza dell'università. E è un fatto che secondo me è stato confermato più volte nel corso degli anni, compresa la vitalità degli studenti, ovviamente. Non c'è solo la questione ovviamente della cultura in senso alto, ma c'è anche la questione della cultura diffusa. Il fatto che io in un'osteria, scusate, ma sono un antropologo da bar, quindi perché ho fatto anche il perfezionamento all'Università di Padova in antropologia. E io in osteria posso trovare degli studenti che stanno discutendo di qualcosa e arriva il vecchio imbriagon, si unisce alla discussione, all'inizio fa un po' ridere, ma poi diventa una discussione interessante. Oppure posso ascoltare qualcuno che ha bevuto un po' troppo e diventa un monologo, filtrandolo con quello che ho letto in 3 secondi prima su Shakespeare. Capite? C'è un'occasione che in altre università del Veneto non c'era, perché adesso Pietro mi diceva che in realtà c'è un dislocamento
regionale più diffusa, e questa è una cosa bella, perché va bene così, cioè è una roba che fa bene. Io credo che quando ero io all'università solo Venezia, e in maniera diversa, potesse usufruire di questo effetto benefico di giovani, no? Che tra l'altro era dal 700 che hanno smesso di accoltellarsi, che è una roba bella, diciamo, o quantomeno lo facevano molto meno, ecco, perché tenete conto che poi io ho abitato al Portello per un periodo, perché avevamo pochi soldi ovviamente, perché io all'inizio, anche adesso non è che sia tanto, però col teatro non è che fai miliardi, ecco, ve lo volevo dirvelo, nel caso mai aveste delle illusioni. Abitavamo al Portello e comunque accoltellamenti ce n'erano, non erano come quelli del 700, archibugiate, ecco, non ne abbiamo sentite, diciamo, una cosa. Però la qualità, diciamo, io direi è una capacità di filtrare l'aria, non saprei definirla meglio di così, che ha la presenza di tanti studenti e professori che vivono la città, poi soprattutto per quello, da questo punto di vista la cosa dell'esserci non esserci, io non ho dubbi, cioè esserci con tutti i pericoli che questo compone, e tra l'altro siamo tornati in piena epoca shakespeariana, no? Io mi ricordo c'è stato un periodo, ovviamente gli studenti non so se l'hanno presente, ma io l'ho ben presente, l'89. Cade il muro di Berlino. All'improvviso parte l'ottimismo più triste della storia. Perché parte un sociologo americano, un genio, dice: è finita la storia. Adesso, guarda, crollato il demone del comunismo, da qua solo in meglio. Quando uno dice robe del genere, solo in meglio mi è partito. Era involontario! Ok. E succede questa roba che parte anche nell'ambiente letterario teatrale, questo ottimismo triste. Cioè, adesso d'ora in poi va solo da così, va solo meglio. Potremo mai più apprezzare le opere di Shakespeare, perché lui creava un mondo di guerra, di epidemie, di chissà quando. Allora diciamo, vediamo il lato positivo della faccenda. Possiamo apprezzare appieno le opere di William Shakespeare nell'epoca in cui ci ritroviamo. E lo dico anche da uno che, voglio dire, il Covid l'ha preso proprio a furgone, proprio in faccia, in pieno. E vale la pena, come diceva giustamente il prorettore, vale la pena fare questa scommessa. Perché c'è, dalla presenza, dal girare, dal camminare, dal chiacchierare insieme dopo, prima la lezione, dal poter fare delle attività in più. Io, questo non c'entra con l'università, ma c'entra. Io ho fatto per anni laboratori teatrali nelle superiori. Ed è una roba, vi giuro, una delle poche robe. Io sono molto felice di come sta andando, ovviamente, del lavoro che faccio. Però una delle robe che mi manca di più è proprio il fare i laboratori con i ragazzi delle superiori. Perché c'era uno scambio di energia enorme. Io passavo loro delle tecniche e un po' di... Sapete, serve sempre un vecchio per autorizzare qualche volta, no, a fare delle cose. Per dire sì, vabbè, puoi farlo. La figura paterna, vagamente, per gradi. E loro mi davano energia. Loro scoprivano delle robe, in realtà il merito era interamente loro, me lo prendevo io. Ma loro scoprivano delle robe su se stessi e io prendevo l'energia, come un vecchio vampiro, no, che beveva il sangue nel Rinascimento. La cosa che mi manca di più è quella roba lì, perché lo stare insieme, lo scoprire cose insieme è sempre uno scambio favorevole, sempre un circuito virtuoso, sempre una roba che fa crescere, e nel caso dell'università fa crescere l'intera città insieme, per quanto uno si possa lamentare che questi studenti beve spritz, butta per terra, tutte le robe un po' che sentiamo ogni giorno, in realtà c'è un guadagno enorme dall'esserci. Non vi parlo poi della mia tristezza fondamentale, cioè ad esempio teatro, abbiamo provato a farlo in video. Abbiamo provato anche a fare le dirette Instagram.
Non credo di dover dire altro. Abbiamo provato... cioè, all'inizio funziona anche bene perché c'è questa specie di disperazione allegra. No, perché tu sei là, magari che hai il whisky, e tutti parlano, e ridono. Però dopo la prima giuri a te stesso che non lo farai mai più. Non può funzionare. E soprattutto il teatro è proprio una roba che ha a che fare con l'essere insieme, fare un rituale, come può essere una lezione in presenza, un rituale, una condivisione, senza il pubblico, il teatro, è una banalità, ma senza il pubblico non ha senso. Non solo, ma cambia la natura e la qualità dello spettacolo, il tipo di pubblico che hai davanti. Lo stesso vale per una lezione, ovviamente. Per cui l'esserci ha con tutta proprio... magari 8 mascherine, 4 vaccini di scorta da mettersi, però esserci, non ho dubbi su questa cosa qua, ecco. Grazie allora Andrea. Grazie a te. Per queste... torno a sedere. Grazie per queste riflessioni iniziali. Ti volevo chiedere una cosa particolare, visto che insomma, la situazione è, ci sono delle cose, come diceva il prorettore, che, su cui stiamo lavorando, che vogliamo migliorare, però insomma un po' di questioni aperte ci sono. C'è stato qualche volta all'università che anche tu ti sei sentito arrabbiato, immagino ci siano studenti, studentesse un po'... furibondo. Insomma, furibondo. Ma tanto, c'è stato... adesso... non so com'è la situazione. Dici solo le cose legali. Eh? Legali. Le cose legali. Ok. Ah, ok. Ah, va bene. Allora, c'è stato un periodo in cui iscriversi, la segreteria studenti era... adesso sicuramente con la tecnologia è... vero, rettrice? Ma quando ero io studente, la segreteria... proprio iscriversi era un inferno. C'era gente come... come per i concerti, quelli delle grandi rockstar, tu eri alle 5 di mattina col sacco a pelo per aspettare che aprissero il numero per una roba. E lì mi arrabbiavo moltissimo perché ogni volta dovevi perdere delle settimane per poterti iscrivere. Poi c'era, adesso, pensate, c'è questo meccanismo meraviglioso della mente umana che le cose più dolorose le cancella. Però mi ricordo che anche per cambiare il piano di studi era un'impresa terrificante, dovevi avere 8 sigilli sacri, sconfitto un behemoth, cioè era una roba... E quello, anche quello mi faceva arrabbiare, mi diceva, ma porca miseria, ho preso teoria e metodologia della letteratura invece di teoria della letteratura senza metodologia, e cosa serve? Passavi mesi a... a dire delle parolacce. Porca miseria, era la tua espressione principale. Porca paletta. per cui c'era quella. Io non ho mai avuto il problema dell'alloggio, ovviamente, perché se non per il fatto che alloggiavo con i miei genitori a una certa età in cui era un po' imbarazzante, poi venivo da un lungo periodo in cui non avevo abitato con i miei genitori, per cui era un po' difficile, diciamo, la situazione, però del resto non avevo skate. Però poi invece le cose sono cambiate con il dottorato, sono andato a abitare a Portello, e 27 metri quadrati in due, in due è il gatto. Pagati troppo, per cui anche quello. Poi abbiamo avuto delle avventure straordinarie, ci venivano a trovare delle bestie lì che era... ma una dicela. Eh? No, dico un... voglio dire. Una, certo. Avevamo i ragni corazzati. A bestie nel senso... sì, proprio bestie in quel senso là. Avevamo i ragni corazzati che, entrando in doccia, ti dice, uno scorpione! Ridevi perché era peggio il ragno corazzato. Per cui avevamo anche gli scorpioncini che c'entravano. Poi c'è stato un periodo in cui l'amministratore della casa dove eravamo era lo stesso di Via Anelli. Se qualcuno ha presente cosa fosse Via Anelli, ha presente la difficoltà che avevamo a interagire con l'amministratore. Adesso ogni tanto, sapete, adesso
questa vita quasi normale per certi aspetti, per cui a volte c'è la riunione di condominio e tutti vanno lamentandosi alla riunione di condominio, perché effettivamente è una grandissima rottura di Maroni, ammettiamolo, Maroni si può dire, credo. Però io vado ridendo perché rispetto, voglio dire, a uno che arrivava con due buttafuori ogni volta che veniva una lamentela, era un problema. Però era una cosa, e non solo, ma mi sono sentito molto elisabettiano in quel periodo, perché la casa dove stavamo era in affitto di altri, con altri studenti e una serie di prostituti, prostitute e prostituti. Lì proprio il caso di prostituta è con la Shva. Con anche dei risultati comici, perché io ero a terra, già stavamo a piano terra, davanti a me stava un prostituta e suonavano il citofono. E a volte sbagliavano a suonare il citofono. Ed era esilarato e dicevano, no. Una volta stavo pulendo, perché tenete conto che per lavare il pavimento di un 27 metri quadrati devi aprire la porta, perché sennò non riesci con la... No. E una volta stavo con la porta aperta in mudande, che è arrivato il signore tutto ingrifato, che ha detto no, con la scusa, ecco il mocio, dietro, no. Si è placato un attimo, ha preso la strada giusta. Per cui in realtà è stato abbastanza anche divertente. Devo dire questa cosa, oltretutto, non so se lo sapete, ma io, fermami, perché mico parto. No, sono curioso di capito perché. Portello, oltre che il luogo in cui origina la mia famiglia, perché mio bisnonno venne trovato nella ruota degli esposti, in fondo, e anche il luogo era una necropoli, no? Dove vengono tuttora trovate cose meravigliose, l'antica civiltà dei Veneti, degli Enetkens. Solo che noi avevamo questa teoria, siccome le strade del Portello, fateci caso, c'è sempre qualcuno che scava. Cioè, c'è sempre dei lavori. Se tu li guardi, si fermano e ti guardano. Fateci caso. Avevamo pensato che in realtà era un'accolita di satanisti che andavano a rubare nelle cose. Per cui abbiamo vissuto in un luogo molto, molto pittoresco. Per cui quello era anche bello, però effettivamente mi sono reso conto che il problema della casa era un problema grosso, che avevamo anche noi alla fine, trovare una casa a un prezzo decente. Noi ci salvava l'amore, diciamo, perché 27 metri quadrati, dopo un po', no, pensavo, vai di spigolo proprio. Pensavo l'amore dello stabile, nel senso di... L'amore, anche quello ci salvava, era tutto bello, grande amore. E poi c'era la possibilità di infiltrarsi alle feste, tutto abbastanza carino. Montecengio. Adesso la vedo un po' più spentina, ma qualche anno fa volavano finestre, roba dalle finestre volava le robe. C'è una lavatrice! Ah beh, un bel posto, diciamo. Molto educativo, ecco. Ok, va bene. Mi spiace perché sarebbe interessante. Ma io volevo sentire da Francesca e da Anna... Se magari, adesso mi rendo conto che fare sintesi è un po' difficile, però se vi ritrovate in alcune cose che abbiamo raccontato, poi magari se qualcuno dalla sala, ecco, non sullo stabile dove viveva Andrea, vi prego, non aggiungiamo particolari. L'abbiamo detto in apertura, cioè è un dialogo, una giornata un po' di dove raccontiamo assieme le cose, per cui se volete, so che ci sono delle persone con dei microfoni, quindi possiamo anche raccogliere un po' di spunti, di domande... di questioni, ecco, questo è un invito. Ragazze, vi ritrovate su alcune cose? Vabbè, innanzitutto sono Francesca Follero, rappresentante degli studenti e delle studentesse. Ringrazio per essere qui, perché credo sia una grande opportunità, vista anche la giornata, oggi è la giornata internazionale degli studenti e delle studentesse. Sicuramente mi rivedo in prima persona in alcuni aneddoti in quanto studentessa fuori sede che, devo dire, quest'anno ho avuto grande fortuna di riuscire a trovare un appartamento e quindi poter essere qui oggi. E, sì,
Diciamo che la vita da fuorisede è sempre molto comica, tragicomica, oserei dire. Ci sono sempre problemi all'interno degli appartamenti, difficoltà anche con bestie che provengono da luoghi improbabili come doccia e altre mensole. Spesso in cucina non è mai molto bello. Ma questa cosa delle bestie, ragazzi, per capire, chiamiamo a disinfestazione, è diffusa? Alziamo la mano chi ha problemi di bestie? Pure lo sapevo. È sicuramente, non posso però negare che poter raccontare di essere una studentessa fuori sede che ha trovato casa è sicuramente un grande privilegio nel momento che stiamo vivendo, anche perché non possiamo dimenticare tutti quegli studenti che non sono qui oggi, non hanno l'opportunità e la fortuna di poter essere tornati in presenza, perché il ritorno in presenza è stata una cosa che sicuramente la comunità studentesca ha accolto bene. Gli studenti volevano tornare a Padova, volevano riappropriarsi di tutti quei luoghi didattici e cittadini che gli erano stati privati durante il periodo pandemico. Non è stato concesso però a tutti di tornare, ci sono state molte difficoltà con il ritorno in presenza, per esempio gli studenti che non hanno trovato alloggio e che quindi non possono essere qui, senza parlare dei più di 1000 studenti che non hanno trovato posto nonostante fossero idonei all'interno delle residenze universitarie e vista l'uscita anche delle graduatorie la settimana scorsa delle borse di studio, le più di 2400 matricole che nonostante fossero idonee non sono beneficiari e quindi non possono più usufruire della borsa. Quindi magari sono arrivate a Padova, sono qui oggi, ma a breve non potranno più esserci perché senza la borsa non possono permettersi di rimanere qui. Quindi sicuramente è bello essere qui oggi, la comunità studentesca non vedeva l'ora di tornare in presenza, lo dimostrano le aule piene con gli studenti seduti per terra perché non riescono a trovare posto a lezione. E è un peccato che questo ritorno in presenza non abbia corrisposto a un investimento nei servizi. Investimento che sicuramente i cui responsabili principali è sicuramente la Regione Veneto, però che interessa sicuramente anche l'Università di Padova, perché avere gli studenti in presenza è sempre una cosa bella e utile sia per la città che per l'università. E speriamo che come studenti, come comunità studentesca, speriamo che ci siano dei propositi anche nell'università, ci siano delle risposte e che si possa ritornare in presenza davvero al 100% con tutti e tutte che possano partecipare alle lezioni, che possano venire e che ne abbiano davvero effettivamente l'opportunità. Ok. Grazie Francesca. Poi se volete sulla cosa, scusa, ti do la parola Anna, se volete sulla cosa dei propositi e sulle cose che fa l'università ci torniamo, guardo il professor Ferrante, ma intanto magari raccogliamo le osservazioni di Anna e ripeto, quelle anche vostre, se avete già qualcosa di prenotato. Allora, intanto buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Klitschko, sono anche una rappresentante degli studenti, faccio parte della Commissione Presidio per la Qualità della Didattica. Assolutamente mi aggancio alle parole di Francesca per quanto riguarda, diciamo, l'evidenza delle criticità che ci sono dalla parte dell'università, non propriamente dalla parte dell'università, comunque riguardante l'offerta dei servizi agli studenti. Dall'altra parte mi aggancio anche a quello che è il tema di questo incontro di oggi, ovvero esserci, essere o non esserci, e noi studenti ovviamente in questo caso scegliamo di esserci, abbiamo bisogno di esserci. Io appartengo a quella categoria di studenti che ha iniziato l'università in presenza, per quanto avessi avuto l'opportunità di viverci solo un mezzo semestre, un semestre, mezzo anno,
Però diciamo che ho visto il cambiamento che c'è stato dall'epoca pre-Covid a quello che è attuale, ovvero un ritorno totale in presenza. La differenza si sente assolutamente, diciamo che questi 2 anni e mezzo ci hanno arricchito assolutamente in una serie di opportunità, di innovazioni che possono essere utilizzate in aula, delle modalità di insegnamento da parte dei docenti. Ha sicuramente offerto la possibilità a molti studenti di rimettersi in un certo senso in pari con gli studi. Dall'altra parte però è mancato qualcosa, assolutamente, e vedo che ciò che è mancato lo vedo esattamente in questi mesi. Arrivo da stamattina che ho fatto 5 ore di lezione, che avessi dovuto farle in modalità da casa, probabilmente sarei riuscita a seguire, se va bene, 1 ora e mezza, perché dopo un po' sarebbe diventato anche difficile ovviamente affrontare delle lezioni del genere. Invece oggi, adesso io sono al 4º anno di medicina e ovviamente è l'anno in cui inizia la parte un pochino più specifica, clinica, dell'insegnamento e del percorso universitario di formazione di un medico, quindi sicuramente affrontare questo tipo di lezioni in presenza mi sta aiutando molto, ma me, come io sono rappresentante, comunque porto la voce degli studenti. È vero anche che sono rappresentante di tutti gli studenti, in questo caso non solo degli studenti di medicina, e ripeto, mi aggancio alle parole di Francesca perché è evidente che ci siano dei problemi dal punto di vista degli alloggi. Anch'io appartengo alla categoria fortunata delle persone che è riuscita a trovare l'appartamento sia al 1º anno che quest'anno, non senza fatica, però per fortuna, però come me ci sono, come non me, ci sono altre tantissime persone, quindi da questo punto di vista sicuramente ci sono dei miglioramenti da attuare, come anche il problema che persiste sia per quanto riguarda i servizi delle mense e i servizi anche delle sedi distaccate, però io penso che questo sia un lavoro che abbia già avuto inizio e che stia procedendo, perché ovviamente questa del ritorno in presenza è stata una sfida e è stata molto importante, e penso che abbia iniziato e starà iniziando a dare sempre più frutti, però ovviamente ha bisogno sia del sostegno da parte dell'università, dei servizi ESU, della regione, ma anche dall'altra parte ovviamente di un minimo beneficio del dubbio da parte anche della componente studentesca. Quindi questo. Ok, grazie. Grazie Anna. E allora grazie anche al lavoro della Commissione per il presidio della qualità della didattica, perché insomma è una cosa importante. Vuoi che rispondiamo, Marco? Sì? Posso? Ok. Sono tentato, avevo alzato la mano per condividere con voi la mia esperienza con le bestie, come fuori sede tutto, magari ci torno tra un momento, rimango un momento serio. I problemi sollevati, ringrazio le 2 rappresentanti perché ci hanno riportato a un momento di maggiore serietà. Sono problemi, l'ho detto all'inizio, il nostro problema principale è stato, da una parte, la sospensione delle nostre vite con il Covid, che ha reso tutto, che poi rimuoveremo, mi spiegano i colleghi psicologi, e quindi addirittura non ci ricorderemo di questo periodo Covid in futuro. Ma lo abbiamo vissuto, è stata una sospensione. Ci risvegliamo dal Covid con un'università che è aumentata del 20%, potete solo immaginare i problemi logistici che si trova a fare. Stiamo lavorandoci alacremente, costantemente, ogni giorno con nuovi problemi che magari vengono fuori, ma l'impegno è massimo per quello che compete a noi, gli spazi dell'università, le aule, la gestione della didattica, e cercando di fare del nostro meglio per tutto ciò in cui siamo attori non protagonisti, quindi le mense, gli alloggi, facendo tutta la nostra parte e col massimo impegno. Se posso tornare a condividere, che quindi scivoliamo di nuovo e magari... Sulle bestie, appunto. Sono parte del problema comunque. Parte del problema. Abbiamo visto che... No, facciamo questo contest, vediamo chi riesce a tirare fuori l'aneddoto più sconvolgente. Io sono stato fuori sede quando ero studente di dottorato. Gli ultimi 2 anni li ho fatti a Barcellona, in Spagna.
arrivo, città nuova, paese nuovo e tutto, mi affido all'università per trovare casa e l'ufficio dentro proprio l'università mi trova questo appartamento e mi dice: situazione favolosa, condividere con due ragazzi bravissimi spagnoli e tutto. Io vado in questa casa, entro un mese ho capito che la situazione non era così idilliaca. A proposito di bestia, la mia bestia viveva nel frigorifero, nel senso che uno dei miei coinquilini aveva una testa di agnello, di cordero, scuoiata, che teneva in frigorifero, non l'ha mai cucinata. Ogni volta che aprivo il frigo vedevo questa faccia che mi guardava, abbastanza impressionante, quindi la mia bestia era nel frigorifero, non era, per fortuna non in altre zone della casa. E quando decisi di cambiare casa, a un certo punto scoprì che i due non erano studenti ma lavoravano, uno dei due faceva l'investigatore in un'agenzia di investigatori privati e una sera tornò a casa che io stavo guardando la televisione con l'altro mio compagno di casa e, barcollando perché ubriaco, in mezzo al salotto si tolse la pistola da dietro i pantaloni e andò verso la camera. In quel momento ebbi una visione di sì, ok, cambio casa, e il giorno dopo andai a cercare un'altra sistemazione. Pensavo, ok, voglio diventare proiettore alla didattica. In quel momento feci il 2 più 2 e esatto, capì quale sarebbe cambio stata casa e voglio... La mia parabola doveva finire solo qua, seduto oggi qui con voi. Non so se il professor Mantovani, visto che è al DAFNAI, visto che si parla di bestie, le chiederei una... Continuiamo a parlare di bestie. Qual è la peggiore che... Visto che piace il discorso. No, onestamente noi ne abbiamo parecchie e abbiamo anche un'azienda con parecchie bestie, ma per me... No, no, non in casa, non in casa. E, insomma, abbiamo una situazione abbastanza normale, direi. E... Esatto. Oddio, scusate, sono... se posso, adesso non vorrei far notare che siamo in un posto che si chiama Boh, adesso non... che è come cimbo gianteschio a proposito dei test e dei video. No, volevo farvelo notare così. Ok, stop al tema bestie. C'è qualche domanda, qualche questione? Ce n'è una là in c'è fondo, una domanda alla mia sinistra. Se vi alzate, vi presentate così... Grazie. Un vos maiestatico, una persona. Prova. Ah. Buongiorno, sono Lorenzo, sono uno studente, chiaramente, dell'Università di Padova. E io mi scuso in anticipo perché penso che risulterò molto duro e rovinerò questo clima piacevole che si sta creando, perché la sensazione che provo in questo momento, soprattutto, è una profonda rabbia verso, tra le cose, l'Università di Padova, perché a mio avviso ci sono troppi problemi che non stanno venendo gestiti come dovrebbero essere gestiti. E anzi, la mia rabbia mi sembra che stia cercando di essere esorcizzata con l'ironia in un modo che forse... non è proprio, forse un po' fuori luogo, diciamo. Questo evento è intitolato Al tornare in presenza. Io vi posso garantire che quello che vedono gli studenti non è un ateneo che si sta impegnando per far tornare gli studenti stessi in presenza, perché ci sono davvero troppi problemi, mancanze di spazi dalle aule alle residenze, alle aule studio, alle mense. Mi sono segnato qualcosa, quindi sto guardando ogni tanto. Nello specifico, appunto, gli studenti, come è stato già rilevato, molti non trovano un posto dove dormire e stanno sopravvivendo con mezzi provvisori che non possono durare. E quando è stato detto un paio di volte prima che l'università è cresciuta in questi ultimi 2 anni, effettivamente è cresciuta. Ma io penso, e siamo in molti a pensare, che uno dei motivi per cui è cresciuta così tanto è stata anche l'introduzione della modalità duale, della cosiddetta DAD, diciamolo, che io ricordo anche in momento di campagna elettorale per il rettorato, la magnifica rettrice si era dimostrata molto interessata a proseguire anche una volta finita l'emergenza Covid. Ebbene, l'emergenza Covid non è ancora finita, ma stiamo già assistendo a un totale cambio di paradigma. Io faccio parte, e ho fatto parte, di un organo di commissione paritetica, che è uno dei vari organi che va a esaminare la qualità della didattica. Io vi posso assicurare che mancano le risorse sia umane che fisiche che temporali per fare il lavoro che meriterebbe essere fatto.
Questo è uno dei problemi assolutamente da risolvere. Io sono consapevole che non tutti i problemi attuali sono interamente responsabilità dell'Ateneo e che anzi l'Ateneo in alcuni casi faccia più di quanto non gli sia richiesto. Però attualmente l'impressione che si ha è che l'Ateneo non stia facendo quasi niente né per i problemi di cui è responsabile né per i problemi che dovrebbe aiutare a risolvere. E adesso siamo a quota 2.400 studenti del primo anno, idonei, non beneficiari, come è già stato ricordato, che appunto mi stanno scrivendo dicendo che probabilmente dovranno tornare a casa e abbandonare gli studi. E io come rappresentante degli studenti, cioè, mi fa male sentire queste cose. Volevo concludere dicendo che più che di miglioramento della didattica, a mio avviso, servirebbe un risanamento della didattica, per non dire una resurrezione della didattica, e con una nota di merito, cioè che all'inizio la magnifica lettrice è stata indicata come padrone di casa. Io ricordo a tutti che i padroni di casa dell'università sono sempre stati e sempre saranno gli studenti. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie. Grazie mille. E ci segniamo tutto, dopo proviamo a trovare una risposta, se poi questa è la sede giusta ci proviamo, insomma proviamo a parlarne. C'è qualcun altro? Posso dire solo una cosa? Prego. Ovviamente non mi permetto di rispondere a tutto quello che ha detto, perché non mi ricordo se ha detto come si chiama... Lorenzo, scusami. Non mi permetterei mai, credo ci siano persone qui in grado di rispondere a questa cosa, però una cosa mi sento io toccato sul vivo, l'ironia non è un modo per, come si dice, deviare la rabbia o stemperarla, l'ironia, il comico è il modo per permettere un dialogo anche feroce. Quando io ho fatto... Scusate se parlo così, intanto permetto a chi vuole poi rispondere di organizzare una risposta. Quando io ho fatto un video che è diventato virale, no? Non era merito mio, è diventato virale quando si poteva dire virale, diciamo. Non era merito mio, era stato scritto da, tra l'altro, un bravissimo sociologo, Marco Giacosa, piemontese. Il video era stato fatto da un giovane laureato dell'Università di Padova che adesso vive a Milano, fa il regista lì. Cioè, eravamo in tanti, avevamo fatto questa roba che è diventata virale. Ha generato sui social due partiti. Adesso non vi annoio con... era una roba... aveva un titolo bellissimo, ma è diventato famoso come Ciao Teroni. In realtà era un video contro il razzismo, ma avevamo sbagliato i tempi, nel senso che l'avevamo fatto di 4 minuti. Per cui dopo 2 minuti già partiva la gente o a favore, convinta che fosse veramente un veneto vero che aveva affittato un drone per insultare i meridionali e anche una band musicale, perché c'era tra l'altro anche la colonna sonora, però vabbè. E chi invece era convinto... d'altro canto, che si trattasse di una cosa comica per stemperare il conflitto. Invece il nostro intento era quello di generare un conflitto però dialogico, un conflitto in cui, ed è successo grazie a Dio, a parte qualche estremista, diciamo, in cui la gente si affrontasse sui temi di cui stavamo ridendo. La risata serviva a impedire che io partissi, scusa, parlo da vecchio baruffante da bar, che io partissi di testa contro quelli che la pensavano in maniera diversa da me. Che cosa che purtroppo, grazie anche ai social, non succede quasi mai. Cioè, quasi, di solito è, uno dice una roba, ad esempio Lorenzo dice la roba sacrosanta sulla difficoltà degli studenti, e invece di rispondere puntuale a quella cosa lì, su... canali di vario genere, parte la no, vergogna, e allora che dire di voi, che no, ma voi, parte una roba Capuleti e Montecchi, se posso citare sempre una roba che mi sta a cuore. Per cui in realtà
Volevo solo dirti questo, cioè, l'ironia in realtà è uno strumento che può essere molto potente anche per ottenere quello che... anche per insomma, darti spazio per parlare, no? Non cosa... Grazie, ti voglio bene anch'io. Ma era solo per dirti questa roba qua. Per il resto spero che qualcuno ti dia delle risposte puntuali, se no verremo assieme a chiederle. Ecco. Hola. Ma intanto che... Tanto che troviamo la prossima altra domanda, vi invito a tirarle fuori. Ci fai vedere la mimica del movimento di testa? Perché mi ti ho visto, ma che è sei partito. No, ma che fa? Perché sono... sono in video anche, sì. No, è che... No. Tu devi spostare... Allora... Devi spostare non posso darti una caccia, eh? Cioè, non posso prestarti una persona, no, capito? Cioè, perché poi... è fondamentale, cioè, tutti pensano che la partita di testa sia una cosa così, no? E invece no, è molto grezza così. Tu devi spostare l'avversario in maniera che inciampi un po' verso di te e poi devi colpire il movimento piccolo qui su qua, così. No, lo dico ai ragazzi, caso mai dovesse servire. Esperimento medico. No, lo dico. Okay. Ma sai perché sono partito così, Lorenzo? Tu non c'entri niente con questa roba, sia chiaro. Però quando c'è stato il lockdown, il primo ministro ha detto questa roba: grazie ai nostri artisti che ci hanno fatto tanto divertire. A me, io vado fuori di testa su sta roba. No, hai spaccato lo schermo? Mi partiva un pochettino. Ecco, no, scusa, allora adesso mi parte l'emo. Basta, mi risiedo. Beh. Buono, sto a cuccia. Grazie per la dimostrazione. Non avrei, vi giuro, non avrei mai pensato di illustrare il Glasgow Kiss di fronte alla rettrice in aula. Mai al mondo, proprio. La patria della medicina moderna, per cui insomma. C'è qualche altra domanda, ragazzi, ragazze? Ce n'è una qui. Qui, prima fila. Salve. Ecco, visto che si è parlato un po' di bestie. Però è piaciuto il tema. Però ci sono delle bestie corazzate, delle bestie un po' subdole. E so che Andrea Pennacchi ha avuto un incontro del terzo tipo con un essere invisibile, che sono i virus, visto che si è parlato di lockdown ed altri. Ecco, volevo sapere la tua esperienza, visto che ti hanno tirato per i capelli e si vede un po' la traccia del fatto che ti hanno salvato in extremis. Che esperienza è stata quella, come molti alcuni di noi avranno avuto il virus del Covid, e quindi, però tu hai avuto un'esperienza particolare, se era possibile. Cioè, posso chiederti il nome? Visto che... Prego. Posso chiederti il nome, scusa? Tiziano. Tiziano, sì, ti va se teniamo... Visto che Andrea si è un po' rivelato, ha raccontato le sue origini, le sue esperienze, allora se questa cosa sì, può stare... Ti va se teniamo l'aneddoto della vicenda medica? Ah, diciamo, l'allegro aneddoto del Covid, la teniamo mettiamo, in chiusura. Magari la raccontiamo dopo e sentiamo se c'è qualche domanda sul tema didattica o studenti, sì. Studentesse. Ti va? Ti offendi, Tiziano? Ti arrabbi? Ah, ok, perfetto. Io. Grazie. Sono magari qualche studente, studentessa, magari ti siamo sul sei studente tu. Sei uno studente? Sei stato studente, no? Continuo a dire studente, studentessa, non è che è un tema anagrafico e basta. Ok, se non c'è nessuna... ce n'è una? Sul miglioramento della didattica. Io sono uno studente. Ah, benissimo. Sono iscritto come matricola a ingegneria qua a Padova. E... quello che vorrei dire purtroppo terrebbe molto a lungo la questione, perché io parto da esperienze fatte all'università tanti anni fa, perché mi sono laureato tanti anni fa in un altro paio di cose e sono tornato, ho 67 anni, quindi credo di essere un caso molto particolare, per cui potrei vedere le cose da un... A me verrebbe di parlare della didattica da tutt'altro punto di vista, perché ovviamente non ho problemi di alloggi, non ho problemi di servizi, non ho problemi di nessun genere. E
Ho frequentato l'università in materie umanistiche, scusate, non sto qua a raccontarvi, un po' di anni fa, non tantissimi, perché sono alla quinta facoltà, nel senso che le mie prime due facoltà, quando avevo la loro età, le ho fallite. Poi ho lavorato, ho fatto delle cose e verso i 50 anni mi sono messo in testa di rapacificarmi con questi fallimenti, mi sono preso un paio di lauree, non importa. Adesso mi sono in pensione, tubo da fare, tragedia la pensione, ragazzi. Mi sono iscritto, va bene, non so cosa combinerò, lo faccio per passione personale. Io ho smesso di andare a lezione dopo due settimane. Allora, questo è il mio contributo, la mia esperienza personale, spero di non annoiare nessuno, sulla questione della didattica, non rispetto a tutti i problemi dei servizi, grandissimi problemi, ma rispetto all'impatto che ho avuto io in una materia scientifica rispetto all'esperienza che ho avuto con le materie, diciamo, umanistiche, per essere precisi, scienze politiche e filosofia. Adesso vado all'ingegneria. Ora, io ho una formazione matematica da liceo scientifico, cerco di capire, di seguire, ovviamente voi capite, ingegneria significa matematica, matematica, matematica. Io mi sono trovato molto male, secondo il mio modesto parere bisognerebbe spiegare ai professori che i ragazzi non sono tutti grandi campioni della matematica e che, dal mio personale punto di vista, per, diciamo, invitare i ragazzi a esserci, cioè essere presenti alle lezioni, perché la mia esperienza a scienze politiche e a filosofia, sai, io sono andato praticamente a tutte le lezioni, per me era un must. Non mi è mai capitato di dire no, cosa ci vado a fare? Non capisco niente, perché, cioè, professori che ti spiegano le cose con una velocità inarrivabile. Ho provato a parlare con qualche ragazzo, cioè, alcuni mi hanno detto no, io vado bene così. Ah, ok, e a scuola come andavi? Strabene. Poi ho parlato con altri ragazzi che mi hanno detto no, guarda, io non ci capisco niente. Però, sai, io non ero bravissimo in matematica. Allora, forse cercare di comprendere che, questo è il mio punto di vista, non varrà sicuramente nulla, però lo propongo, insomma. Forse ci sono delle situazioni nelle quali alcuni professori sono dei grandi teorici della loro materia, ricercatori, bravissimi, ma insegnare probabilmente è cercare di mettersi un po' di più nei panni di chi ti deve ascoltare. Magari un po' meno di velocità, un po' meno di, soprattutto tantissima teoria. Poi sono andato a vedere i compiti per passare l'esame, tutti scritti, dove solo pratica. Quindi diciamo che la tua osservazione è sul metodo di insegnamento delle volte, no? Perché c'è una cosa interessante in realtà che magari possiamo raccontare, magari sbaglio, ma potrei insomma anticipare questa cosa, che si chiama, sono metodi di miglioramento della didattica, cioè tutto un lavoro, sì, che viene fatto per fare delle lezioni diverse dalle lezioni tradizionali. Non so, no, se vogliamo raccontarle magari un po'. Finisco. Sì. Sono andato anche ai tutorati. Non so se sapete cosa sono. Sono lezioni, secondo me, fondamentali, importantissime. Sono tenute da ragazzi, di solito stanno facendo il dottorato, no? E dovrebbero essere una specie di cosa intermedia tra la lezione, finisco presto, giuro, tra la lezione teorica del professore, perché dovrebbero aiutarti a fare gli esercizi, imparare a fare gli esercizi, no? E anche lì lo stesso problema. Mi sono permesso di chiedere a questi ragazzi se era possibile fare in un modo leggermente diverso, mi hanno risposto: io mi trovo bene così. Ecco. Ok, no, va bene, ricevuto. La domanda è, sì, ma se metà, tre quarti, un quarto anche di studenti non si trovano bene così, possiamo parlarne?
Io penso che la settimana di miglioramento della didattica, che esiste da, come abbiamo capito, da un po' di tempo, sia anche per affrontare alcuni di questi temi qua, compresi quelli dei tipi di come viene fatto l'insegnamento, no Marco? Adesso non so se riusciamo a raccontare tutto perché facciamo tante cose, però... Sì, ma no, molto velocemente. Mi sento un po' accerchiato perché sono professore di matematica, quindi mi sembra che ci sia un fuoco incrociato. E proporrei magari al mio collega Carlo Mariconda che dell'innovazione della didattica della matematica è un grande studioso e se vuole raccontarci qualcosa delle sue esperienze e del processo che è in atto per il miglioramento. Sono consapevole che possa capitare che alcuni colleghi facciano delle lezioni molto teoriche e che abbiano questo approccio perlomeno iniziale. Non so se dopo due settimane sarebbe potuto migliorare un po'. E comunque Carlo, ti lascio volentieri la parola così introduciamo un po' tutta la parte del... Grazie Marco. Buongiorno, non so se si riferisse a me, forse tra i docenti di ingegneria, perché è meglio mettere sospetto le cose in chiaro. Io sono un matematico, insegno ingegneria da molti anni. Ho insegnato alle matricole, anche, ma non quest'anno, quest'anno al secondo anno. Ecco, sì. Ecco, io ho una passione proprio per l'innovazione, per le tecnologie, ho cominciato a interessarmi, diciamo, a cambiare il modo di insegnare attraverso le tecnologie, ancora prima che tu fossi direttore in dipartimento, dando ai docenti un tablet per far lezione, che all'inizio faceva scandalo, in realtà poi gli studenti vedevano molto meglio, avevano il PDF a casa, riuscivo a registrare l'audio, poi pian piano il video, e non perdevo studenti con questo, perché tanti docenti hanno paura, Dio, se lascio le registrazioni, no, io avevo più studenti in aula di prima. E attraverso le tecnologie pian piano ho capito che non bastava usare le tecnologie, bisognava cambiare anche il modo di studiare, di insegnare. Ho incontrato Marina De Rossi che aveva un progetto Blended, adesso è delegata per la didattica innovativa e l'e-learning, e ho capito che bisognava rendere attivi gli studenti, cioè non fare le lezioni, come dire, la conferenza, no? Perché io fino all'epoca pensavo che fare una bella lezione fosse tutto, cioè sapere cosa avrei fatto a lezione, che argomento, spiegato bene, con enfasi, con esempi, con dimostrazioni raffinate, cioè pensavo che fosse tutto. E invece mi sono accorto pian piano, appunto studiando un po' queste un po' di didattica, che bisogna invece far lavorare gli studenti, renderli proprio attivi e adesso, diciamo, io la mia presunzione è di farli uscire dall'aula che sanno fare le cose. Quindi faccio molto meno a lezione, molto meno. Ma chiedo a loro tramite, e ecco che entra in gioco l'online, cioè noi diciamo con l'emergenza l'online è stato tradurre quello che noi facciamo in aula, tradurlo in digitale. Quindi cosa si fa? La ripresa e si fa la lezione come se fosse in aula via Zoom. Ma non è questo l'online, cioè questo è l'uso dell'emergenza, ma l'online ti permette di fare tantissime cose, tantissime attività che non riusciresti a fare altrimenti. Io, non so, ho un corso online con gli psicologi, li faccio lavorare a gruppi, li faccio interagire, li faccio commentare i testi, hanno un PDF, commentano e commentano sui commenti. C'è un'intelligenza artificiale che valuta i commenti, come una specie di TripAdvisor, no? Che spinge però a leggere i libri. E allora, sfruttato in modo intelligente l'online, diventa un'integrazione, una possibilità di studiare accanto alla lezione frontale, prima di venire a lezione magari, per poi a lezione fare qualcosa di molto più
a portata degli studenti, no? Col tempo dello studente, col tempo di comprendere, perché discutono fra di loro, nelle mie aule, discutono fra di loro, insomma. Ecco. E questa, non sono poi solo io, ecco qui, questo è un progetto che è stato portato avanti da Monica Fedeli e molti altri change agent, perché abbiamo un'equipe di 40-50 docenti che hanno studiato in modo approfondito le metodologie attive, e che si dedicano ad aiutare i loro colleghi, e abbiamo dei workshop. Adesso domani con Marina De Rossi andiamo in un convento a Monte Ortone, 2 giorni, per studiare metodologie innovative. Quindi ecco, c'è uno sforzo molto grande dell'Ateneo. Sì, noi cerchiamo di portare anche i suoi insegnanti, infatti, ma spero che ci riusciremo. Ecco. Allora, grazie al professor Mariconda. Un esempio abbiamo fatto, poi ce ne sono. Andrea, ti vengono in mente degli... C'è una domanda? Ah, scusate, sì. Vai. Se dite anche il nome, così ci facciamo conoscenza. Salve, mi chiamo Sara. Piacere. Innanzitutto volevo ringraziare per l'opportunità di questo incontro e di conseguenza anche della sua organizzazione. Io frequento lingue, sono iscritta al secondo anno e per il secondo anno seguo anche i laboratori di teatro in lingue che la facoltà offre. L'anno scorso in lingua inglese, quest'anno provo anche in tedesco, perché non ci si vuole mai troppo male. Proprio sul teatro volevo parlare, perché credo sia una forma di didattica spesso magari non vista, apparentemente non percepita come didattica, sembra solo forse a volte un'attività extracurricolare, così tanto per divertirsi, quando in realtà è uno spazio che sa offrire tantissimo, sa insegnare tantissimo, non solo da un punto di vista magari più letterario, anche da un punto di vista umano. E, visto anche l'importanza e la rilevanza che ha avuto per il nostro ospite qui oggi nella formazione per la sua carriera, i laboratori che offriva l'Ateneo, volevo chiedere se qui all'Ateneo di Padova sarà previsto avere uno spazio anche fisico concreto, perché ho notato nell'organizzazione degli scorsi laboratori che gli incontri sono spesso organizzati in maniera improvvisa, in aule da lezione, dove spesso magari ci sono i comodissimi banchi fissi per prendere appunti, però nel momento in cui si subentra in una sfera, in un ambito appunto teatrale, viene meno tutto quello che è la gestione spaziale proprio, che credo sia, visto il tema della presenza, una caratteristica, se non fondamentale, di base, insomma. Ok, grazie mille. Sì, certo, l'applauso. Sì, approfitto della domanda per dire appunto il nostro rinnovamento è a 360 gradi, nel senso che cambiando le modalità didattiche cambia la necessità che abbiamo delle aule, quindi l'aula con tutti i banchi, la cattedra, la lavagna, cambia perché deve diventare un luogo dove condividere, dove fare lavori di gruppo, quindi questa transizione è più lenta nel momento in cui abbiamo costruito aule, però in tutto ciò che è il rinnovamento si pensa anche a poter disporre di questi spazi molto più, diciamo, elastici, che ci permettono di avere diversi tipi di utilizzo. Questo è un percorso che abbiamo iniziato anche questo e lavoriamo su tutti i fronti, veramente cercando di rispondere a tutte le esigenze. Non sto evitando di rispondere alle domande, forse quelle leggermente più polemiche, ci lavoro tutti i giorni su questo, quindi spero che i rappresentanti possano testimoniare, hanno più o meno tutti il mio numero di cellulare, mi scrivono a Telegram anche nel weekend, cerco di rispondere sempre, quindi non è che è la prima volta che hanno l'opportunità di parlare con chi ha suppostamente il potere e può decidere e viene finalmente intercettato da questo. Mi arrivano in continuazione segnalazioni, le prendiamo in carico tutte, cerchiamo di risolverne il maggior numero possibile, ma non vorrei alimentare la polemica, sappiamo tutti che problemi ci sono. La giornata di oggi è per interrogarci e anche avere il nostro ospite e aiutarci a riscoprire e a valorizzare la presenza. Infatti io volevo chiedere ad Andrea Pennacchi se, visto che si parlava un po' di metodi per la didattica, parte della cosa del teatro l'hai raccontata, se ti viene in mente un metodo, se ci hai mai pensato,
Per insegnare? Sì, per... È facilissimo. Lo studente, per sua natura, non ha voglia di fare una mazza, diciamo. Si iscrive, però, diciamo, meno fa, meglio è, no? Tu lo devi costringere, capito? A me sembra proprio lo devi costringere, devi trovare dei metodi per obbligarlo a fare delle robe. Allora vedi che gli passa improvvisamente tutta... Lui, non so, tipo chiuderlo in una stanza con dei chiodi che si stanno chiudendo e deve risolvere un problema, se no... Capito? Allora, secondo me, io ho elaborato questi metodi che secondo me funzionano. Ah, così. Un escape Oppure room un con po'... un sistema di premialità. Cioè, se passi tot esami, hai diritto a tot osterie, diciamo, anche quello... Scusi, ho un cambio di... un cambio di microfono, certo. Grazie. Sì. Premialità sulle osterie, adesso valutiamo l'opportunità, anche sulle camere che si stringono, se ci saranno gli spazi adeguati, prima magari quelli per il teatro, se non ti offendi. No, prima quello per il teatro, assolutamente. Tra l'altro è un sogno che abbiamo da allora, da quando ho cominciato io, quello di avere un teatro dell'università sarebbe veramente un sogno. E ci vengo gratis a fare il primo spettacolo quando l'ho fatto. Porca miseria! Bene, grazie, qui sei fregato perché siamo in diretta su YouTube, quindi è tutto registrato. Faccio sempre sti gesti, me frego da solo. No, ma siamo contenti. Francesca, Anna, non so se volete aggiungere qualcosa, abbiamo un round, forse 5 minuti prima di chiudere, se c'è qualche altro tema, o Marco se vuoi chiudere tu. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Io hai già parlato, dici. Se volete vi leggo un commiato così ci salutiamo. Sì, vogliamo? Dico. Se avete voglia. Se non avete voglia. Aspetta. Prima del commiato, l'ultimissima. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandra, sono una studentessa di psicologia e faccio parte della commissione paritetica docenti studenti della scuola di psicologia. Io ho visto la didattica in tutte le maniere. Scuola di psicologia fa un corso totalmente in teledidattica dal 2009, scienze tecniche psicologiche. L'anno scorso l'ho vissuta in DAD e quest'anno in presenza. Personalmente preferisco la presenza o totalmente la teledidattica. La DAD però mi ha dato la possibilità di capire, ho avuto qualche studente che mi ha parlato, di portare alla luce un problema. Degli studenti lavoratori, delle persone con difficoltà economiche e ad alcune persone magari con disabilità. La registrazione è stata molto utile perché persone con un DSA che hanno problemi di apprendimento, rivedere la lezione è stato per loro un supporto decisivo. Alcuni studenti lavoratori hanno deciso di frequentare e ricominciare a studiare per darsi una possibilità di ampliare le proprie conoscenze grazie alla didattica a distanza. Quindi la mia domanda è, forse da questi 2 anni in qualcosa si può imparare. Una piccola parte, non dico di tornare alla didattica a distanza, ma prendere una piccola parte che è stata utile a determinate categorie, che spesso vengono dimenticate. Ho anche alcune studentesse che mi hanno parlato, ad esempio, che non possono frequentare le lezioni al pomeriggio perché hanno problemi a muoversi al buio. Hanno diritto all'accompagnamento, ma spesso magari per eventi che vengono organizzati all'ultimo momento non fanno in tempo a richiederlo. Ecco, la registrazione in questi casi, che magari può essere messa su Moodle, che tanto... bisogna fare la registrazione, essere studenti, può essere magari una soluzione per dare una mano ad alcune categorie che altrimenti la lezione non la seguirebbero, non per pigrizia, non per esigenza, cioè o così o niente. Potrebbe, secondo me, essere un qualcosa da portare e mettersi in tasca, non come sostituzione, ma come integrazione alla didattica. Grazie. Allora, rispondo velocemente e poi lascio ad Andrea la chiusura. Posso anche farla, anch'io non ho voglia di fare una mazza, diciamo.
Sì, e poi abbiamo l'incontro con alunni, certo, concluderemo con... Allora, velocemente, quello che abbiamo fatto prima dell'estate è stato fissare due capisaldi. In presenza, ogni docente è tenuto a fare lezioni in presenza, quindi il ritorno in presenza è stato un obbligo che abbiamo chiesto a ogni docente di tenere le sue lezioni in presenza. Dall'altra parte abbiamo stabilito un diritto per alcune categorie, gli studenti internazionali bloccati all'estero senza visto, o studenti individuati dal nostro ufficio disabilità con una necessità di avere questo tipo di servizio, un diritto, quindi qualcosa di molto forte, ad averlo. Questi però sono stati, diciamo, i nostri due estremi, obbligo per i docenti e diritto per queste categorie. In mezzo non abbiamo vietato il fatto che fosse ancora generato del materiale multimediale, fossero messe in rete delle lezioni in specifiche situazioni, ok? Non è che abbiamo tolto i proiettori, abbiamo vietato, ho detto ai docenti, dimenticatevi Zoom, non paghiamo più la licenza o cose simili. E se vi ricordate, prima dell'estate ci sono stati momenti di richieste che arrivavano da diverse parti. No, abbiamo detto facciamo il minimo, facciamo le due cose che sono ineludibili. E mi raccomando, sul disabilità è un discorso molto delicato. L'ufficio disabilità fa di tutto perché lo studente con disabilità possa essere in aula. Abbattiamo le barriere architettoniche, facciamo i trasporti e tutto, perché lo studente che non ha la possibilità vuole essere in aula. Abbiamo però adesso la tecnologia per andare noi, nei momenti in cui per lui è impossibile venire, per portargli la lezione. Ma non è la stessa cosa di essere in aula, come abbiamo ormai detto e sentito in molti casi. Quindi il nostro impegno è questo. Abbiamo fissato i due principi basilari, ci hanno seguito tutti gli atenei italiani. Non abbiamo dimenticato l'esperienza di questo futuro distopico che ci è capitato fra le mani all'inizio del 2020, il Covid, cosa che non immaginavamo, e noi ci siamo salvati perché eravamo pronti tecnologicamente. Grazie al Teaching for Learning noi avevamo già tutto, Zoom, tutto, lo usavamo poco a singhiozzo e abbiamo, in una settimana siamo passati, abbiamo traslato tutta la nostra offerta da in presenza, come facevamo da 798 anni, a digitale. Ma digitale cosa? È diventata didattica emergenziale. Noi non ci siamo dimenticati di aggiungere questo aggettivo. All'estero l'hanno sempre definita emergenziale. È stato un trasporto, nella grandissima maggior parte dei casi, una didattica fatta in aula su uno schermo o alla lavagna, su un schermo di computer, stando a casa, tutti a casa, perché bloccati, impediti a uscire. Adesso quello che stiamo facendo è riprendere la sperimentazione, fare questi progetti, non lasciare studenti così scontenti di quella che è la nostra didattica. Quindi elaborare nuove tecnologie, migliorare, essere più al passo. Però non c'è un divieto ad usare la multimedialità in questo ateneo. Quindi in tutti i casi, io ne so di moltissimi, c'è una produzione. La nostra produzione di video si è dimezzata rispetto all'anno scorso, ma stiamo producendo ancora tantissimi video delle lezioni. Quindi sicuramente ci sono molti docenti che mettono a disposizione come materiale didattico integrativo le lezioni, le registrazioni delle lezioni. Ogni segnalazione che ci arriva cerchiamo di intervenire, spieghiamo questo, adesso forse finalmente, essendo sul live di YouTube, passa in maniera abbastanza, diciamo, estesa questa informazione. Questa è la linea del nostro ateneo. Okay, grazie Marco. Roberto Mantovani, che aggiunge? Sì, aggiungere a quanto diceva Marco, che comunque l'ateneo prevede un 10% delle attività a distanza, perché si riconosce che quanto di buono può essere emerso proprio dall'attività didattica con il lockdown possa essere riproposto sotto forma magari di laboratorio, di esperienze che riescono meglio a distanza piuttosto che in presenza, e quindi c'è questa formula, se ne è discusso anche appunto in presidio, di lasciare un 10% di attività comunque sempre presenti. Grazie. Grazie Roberto anche per questa precisazione. Allora, prima di chiudere con il saluto di Andrea Pennacchi, abbiamo un altro ospite, Gianni Del Pozzo dell'Associazione Alumni, che accogliamo con un applauso, il presidente. Ciao Gianni. Così vi raccontiamo un'altra cosa ancora. Beh, buonasera, buonasera a tutte e a tutti, magnifica rettrice, cari ospiti. È davvero un piacere e vi ringrazio di avermi invitato questa sera per farvi conoscere l'Associazione degli Alunni dell'Università di Padova.
associazione nata recentissimamente, perché malgrado la nostra gloriosa università abbia 800 anni, l'associazione alumni è nata soltanto nel 2015, però abbiamo l'ambizione di costituire e raggruppare una delle più grandi, se non la più grande, comunità professionale italiana, perché, pensate, raggruppiamo oltre 250.000 laureati viventi in tutte le parti del pianeta, in tutte le aree del sapere. Questa è un po' la nostra, come dire, orgoglio. E niente, quindi volevo, come dire, raccontarvi un po' cosa facciamo e soprattutto chi siamo. Io sono presidente da un anno e mezzo, quindi ho preso il testimone da Andrea Vinelli, che è stato il primo presidente e quindi anche fondatore dell'associazione. E noi di fatto, in poche parole, vogliamo, come dire, valorizzare questo potentissimo network di relazioni e questa importante comunità rappresentata da tutti gli ex studenti della nostra gloriosa università, e quindi mettere a fattor comune esperienze, competenze e renderle sostanzialmente disponibili soprattutto ai giovani, ma poi naturalmente anche creare questo, come dire, give back, che i più senior possono ritornare presso la nostra importante università. Ecco, scusate, grazie Gianni. So che adesso approfittiamo della presenza di Andrea per fare un piccolo spoiler, che di solito non si fa, però c'è una cosa interessante che l'associazione ha in mente di fare proprio con Andrea. Sì, ti ringrazio, infatti io aspettavo che mi alzassi la palla, ero qui fondamentalmente per questo, perché è un po' una sorpresa che voglio in qualche modo rivelarvi in anteprima. Tra le mille cose che l'associazione fa, facciamo veramente tante cose, ma in particolare una, forse la cosa più importante, è il riconoscimento del premio dell'Alumnus of the Year, ed è una cosa, insomma, che riconosciamo a chi rappresenta al meglio quelli che sono i valori fondanti della Patavina Libertas. Andrea, avrà intuito. Allora, diciamo che possiamo certamente affermare che quella di Andrea è una storia di eccellenza. Un alumno tutto tondo, laureato e dottore di ricerca presso il nostro Ateneo, con una carriera premiata da numerosi riconoscimenti. Sei proprio tu, eh? Sono me. Sei tu. Il suo essere poliedrico è testimonianza della piena libertà di espressione e di racconto di vita personale e pillole di storia, che di volta in volta si intrecciano accompagnando il pubblico attraverso un viaggio tra presente e passato, toccando con sensibilità e ironia i più svariati temi. La sua carriera e il suo essere in prima linea nei confronti del sapere perdurano da 30 anni e, nonostante la fama nazionale, non dimentica le sue radici, tornando spesso nella casa della sua formazione, proprio la nostra Università di Padova. È per questo che, a nome del Consiglio Direttivo, ho il piacere di annunciare che, d'intesa con la magnifica rettrice, consegneremo ad Andrea Pennacchi il premio Alumnus of the Year. Quindi vi aspetto tutti il 27 novembre alle 17.30, proprio qui in Aula Magna, dove consegneremo questo importantissimo riconoscimento ad Andrea. Complimenti. Grazie. Grazie, credo sia evidente quanto io sia indegno di questo premio. Però spero che ci siano anche dei soldi, che così no, grazie davvero. Adesso ovviamente io la butto sempre un po' in ridere, come giustamente ha notato, però è una cosa che mi fa veramente molto piacere. Grazie. Io tengo molto all'università, come avrete capito, e sono stato fortunato, certamente i problemi che ho sperimentato erano marginali rispetto poi alla qualità degli insegnanti che ho incontrato sulla strada. Io ho avuto la fortuna di avere tra gli insegnanti, vabbè, non vi faccio neanche l'elenco, però sono tutti rimasti, tutti, nel mio cuore. E poi in realtà la cosa del piano di studi, che era un problema, ha giocato a mio favore, perché in realtà sono andato a frequentare anche robe che poi non ci ho fatto l'esame, però intanto sono andato ad assaggiare come si assaggia in una pasticceria, no? La roba, ho scoperto che mi piaceva proprio questa roba qua. E chiudo ringraziando chi vorrà venire il 29, giuro che leggo robe diverse, vi dico robe diverse, che se no vi annoiate, se peccato. Però
Allora, del portello parlo, ok? Quella la ripeto perché è troppo buona per buttarla via. Volevo solo salutarvi. Appunto, mi è venuto questo amore per Shakespeare e ho cominciato a fare la roba peggiore che si potesse fare. Ho cominciato ad adattare testi shakespeariani. Il Poiana, che è un personaggio che porto in televisione, nasce da un adattamento delle Allegre Comari di Windsor, che io ho fatto le Allegre Comari di Asolo. E a un certo punto ho fatto anche Il sogno di una notte di mezz'estate, in cui gli artigiani sostanzialmente erano artigiani della zona industriale de Selvassin. E come molti di voi sapranno, alla fine di ogni spettacolo c'era un commiato, no? L'attore inglese shakespeariano rendeva evidente la relazione col pubblico, parlando col pubblico, salutandoli. Un famoso commiato è quello di Puck, lo spirito della sogno di una notte e mezz'estate. Io l'ho orrendamente straziato e ve lo voglio leggere così come saluto e anche come ringraziamento per la vostra gentilezza, perché fa così. Adesso che andate a casa, ascoltate i cinghialetti che si richiamano sui colli, i lupi che ululano sui lessini. Adesso svolazzano i pipistrelli a caccia di zanzara e tigre e le signore ha paura che gli si tacano ai capelli. E il condizionatore taccato a manego non copre la civetta che col suo te fa comunque pensare alla morte. A robe al di là del tuo controllo, al di là appunto. Adesso non sembra più una buona idea aver parcheggiato vicino al cimitero, dove che se guardi bene vedi lucette che ballano, che non sono lumini, ombre che si muovono quando dovrebbero stare ferme, robe che fanno rumori nella notte. Tu pensi, è il frigo? È il legno che si raffredda? Robe che ti fanno venire i sgrisoli. E anche noi, che siamo ombre che scappano alla luce del sole, anche noi viviamo meglio nella penombra, perché si sogna meglio, ammettiamolo. E allora chiederemo noi agli spiriti di non disturbarvi, adesso che andate a casa, che vi facciano dormire, sognare bene, e se noi ombre vi abbiamo offeso come ombre di vino al metanolo, pensate che siamo stati un sogno mona, che vi siete addormentati durante lo spettacolo, che avete sognato visioni strambe e che questa storiella antica non è più reale di un sogno. Signore e signori, non siate arrabbiati, siamo ombre, ma oneste, e giuriamo che se ci applaudite noi mettiamo tutto a posto. Buonanotte. Andrea Pennacchi! Grazie, ciao! Allora, grazie ad tutti Andrea. A bere! Vai. Volevi un altro applauso? No, tutti a bere. Andiamo, ok, grazie mille ad Andrea Pennacchi e Gianni Dal Posto, Associazione Alumni, Marco Ferrante, Protettore alla Didattica, Roberto Mantovani, Francesca Pollero e Anna Klitschko, le rappresentanti degli studenti, soprattutto a voi, anche chi ci ha seguito da casa. Alla prossima, buona serata.